Vorrei dire una parola sulla crisi, su questa crisi di civiltà. È una crisi di civiltà. Questa crisi che viviamo in questi anni non è una crisi passeggera. Ho comprato un libro che era in allegato con La Repubblica ed è il volume primo dell'età moderna e contemporanea, un'enciclopedia a cura di Umberto Eco, e l'ho comprato per vedere un po' come si affrontano oggi nei libri destinati a tanti questi problemi dei quali mi occupo. E per esempio questo problema della civiltà moderna in crisi. Comincia questo volume primo, appunto, parlando del Cinquecento, l'inizio della nostra civiltà. Età moderna e contemporanea si inizia con il secolo che apre la civiltà moderna. Nell'introduzione di Virginio Beonio Brocchieri si comincia parlando di un testo di Voltaire, il quale descrive i fenomeni del Cinquecento dicendo che appunto è il secolo veramente interessante per l'inizio di questo tipo di civiltà. E Vittorio Beonio Brocchieri seguita: un secolo di transizione, quindi? Ovviamente sì, come del resto tutti gli altri. Tuttavia, il mutamento storico, anche se incessante, non è un moto rettilineo uniforme. Conosce lunghe fasi di relativa stabilità, interrotte da improvvise accelerazioni, seguite talvolta da rallentamenti e anche involuzioni. Nel linguaggio alto, corto, accademico, cosa si dice, insomma? Che si passa da un tipo di civiltà a un'altra, un secolo di transizione, di passaggio, dal vecchio al nuovo. E quindi si sottolinea il fatto che sì, tutti i secoli sono di transizione, ci sono cambiamenti continui, ma ci sono dei momenti nei quali i cambiamenti sono più profondi e si passa appunto, in questo caso, nel Cinquecento, da un tipo di civiltà, la civiltà medievale, a un altro tipo di civiltà, la civiltà moderna. Questo è un discorso acquisito, ma non è acquisito il fatto che adesso, in questi anni, ci troviamo in una situazione di questo tipo, cioè di transizione di civiltà. Leggendo questo testo mi è venuto in mente Pierpaolo Pasolini, il quale 40 anni fa, negli anni 70 del Novecento, parlava appunto della crisi di questa civiltà. Pasolini non usava questo termine, crisi di civiltà, come non lo usa Brocchieri, ma parlava proprio di questo, con il linguaggio suo. In un articolo del 1 febbraio 1975 scrive: nei primi anni 60, a causa dell'inquinamento dell'aria e soprattutto in campagna a causa dell'inquinamento dell'acqua, gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più. Sono ora un ricordo.
abbastanza straziante del passato, e un uomo anziano che abbia un tale ricordo non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane, e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta. Quel qualcosa che è accaduto una decina di anni fa lo chiamerò dunque scomparsa delle lucciole. Si è passato cioè da una forma del mondo a un'altra forma. È scomparso qualcosa di essenziale. In un altro articolo di quei mesi, lui parlerà della fine del mondo. Dirà: sì, lo so, mi ripetete voi intellettuali tutti che il mondo cambia continuamente, ma io lo so che cambia continuamente, ogni anno, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno il mondo cambia incessantemente, ma ci sono dei momenti di fine del mondo. Brocchieri parla di fase di transizione, accademicamente, poeticamente Pasolini parla di fine del mondo. Questi fenomeni sono stati compresi, questo fenomeno della crisi di civiltà, primo fra tutti gli altri è stato Gramsci, nei Quaderni del carcere. Lui chiamava questa crisi di civiltà crisi organica. Ecco, leggendo questi due testi mi domandavo: gli accademici, gli scienziati, i politici sanno che questo è un momento di transizione? Genericamente. E individuano nel passato delle fasi storiche nelle quali queste transizioni hanno significato il passaggio da un tipo di civiltà a un'altra. Cioè vedono bene ciò che è accaduto nel passato, ma non riescono a leggere, gli accademici, gli scienziati e gli intellettuali, il presente. Non si rendono conto che questa oggi è una crisi di civiltà. Se ne accorgono i poeti, gli artisti, che sono ipersensibili ai cambiamenti, come Pasolini. Per andare oltre questo livello di individuazione della crisi, bisogna però andare agli scienziati e a Gramsci in particolare. Luis Razzetto e io stiamo lavorando da 40 anni nella definizione di questa crisi in termini scientifici, e abbiamo pubblicato dei libri che trovate nei nostri siti. In italiano trovate nel mio sito www.pasqualemisuraca.com, trovate la sezione Scienza e trovate il libro La Traversata, dove questa analisi è svolta fino in fondo e si individuano anche i modi teorici e pratici di un possibile superamento di questa crisi di civiltà attraverso la costruzione di una nuova civiltà. Chiedo agli ascoltatori, a coloro che mi ascoltano, se condividono, nella misura in cui condividono questi pensieri e poi leggendo questi libri, di entrare in contatto e di diffondere la conoscenza di questi testi, perché io credo che per superare le fasi storiche di crisi di civiltà occorra un lavoro multiforme, molteplice, orizzontale, in cui ciascuno contribuisca
conoscendo, discutendo, diffondendo.